della apertura di tutti gli uffici possibili e immaginabili, e questo era naturale, visto che l'amministrazione ci ha dato questo carico, anche se spesso non è scontato, sono difficoltà, spesso non ho superato le difficoltà. Voglio ringraziare in particolare Metropolitana Milanese, perché ci ha consentito un accesso diretto, mi pare che dovrebbe essere presente il dottor Stefano Cetti, che ringraziamo particolarmente. C'è anche la possibilità di essere un libro fantastico, anche se riconosce parecchie dei segreti di questi amici, soprattutto gli storici. Dunque, tocca il compito di illustrarvi in questi brevi 5 mesi di lavoro che abbiamo avuto a disposizione. In realtà, a momento del carico, cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo fatto in questo modo: abbiamo creato una specie di convivio mercoledì sera. Questo convivio ci siamo trovati e è stato molto bello, perché sono scambiati opinioni, economisti, idrogeologi, geologi, architetti, urbanisti, sociologi, fotografi, ingegneri. È stato un momento interdisciplinare molto bello. E tra l'altro è stato bello, ci siamo trovati. Vediamo cosa abbiamo combinato in questo periodo. Sarò breve io e saranno molto brevi tutte le relazioni. Io sarò anche sindaco perché dobbiamo andare anche a portare la città di Torino. Allora, c'è l'idea originaria che possiamo approvare con un progetto che ho curato io insieme all'architetto Marante, diciamo un po' colui che ha speso più impegno per la valutazione generale del sistema dei bagnini, non solo nella riscoperta in generale del sistema. L'idea fondamentale è contenuta in questa immagine. E mostrare quindi quale strada è possibile per arrivare attraverso un progetto di fattibilità a rispondere a quella domanda che era inserita nel quesito referendario, per dire che appena ho terminato questa breve introduzione parlerà Guido Rossi, che porterà un saluto, un contributo, diciamo, nel gruppo fondativo della comunità attraverso il referendum. Quindi noi dobbiamo valutare un po' di attività, volendo, proponiamo già oggi anche alcuni strati esempi e parti progettuali che ci consentono di immaginare come potrà essere il piano di fattibilità complessivo. Quindi oggi un passaggio attraverso 3 particolari momenti che illustrano sufficientemente la varietà dei casi che incontreremo in questo processo di riscoperta dei navigli. Vedete il nuovo termine di apertura, mi sa il termine proprio. Non si può riaprire ciò che è stato chiuso e superato. Non ci sento molto c'è la possibilità di riaprire alcuni elementi storici capisali. Riaprire da lì con il recupero dello storico tracciato. Vi descrivo brevemente quello che si sentiva oggi dalla prima volta. Cassina di Po, via Mestre di Storia, di Portavoce, Marche, delle Fratelle, di Marignano, di San Damiano, di Visconti Bodoro, di Esercito Sforza, di Santa Sofia, di Amunino delle Alpi, via Delice, si può fare la ricordanza. È la riapertura di un percorso del fascino incredibile. La sfida è quella capire se possiamo mettere insieme la storia con le esigenze della modernità. Questa è la sfida vera, la modernità della città che deve recuperare però, a mio avviso, alcuni capisaldi della sua storia e poi sono la sua identità. In Amintia la navigazione di piccole imbarcazioni in 2 sensi attraverso un sistema di gomme storiche, posizionate dove erano storicamente, di nuova formazione per motivi idraulici, come ci diranno l'intervento, le studiose che hanno affrontato la fattibilità idraulica, idrologica e idrogeologica. Giusto veramente tracciato, io metto le gioia, questa via, ne parlerà poi l'architetto Marco Cusichi, che andando dietro la storia è piena di sorprese, uno potrebbe dire una via anonima. Invece se noi andiamo a vedere la storia troviamo lì dei sedimenti del passaggio proprio
poi scopriremo attraverso il contributo di Marco Brusini qual è l'importanza di questo tracciato, che poi tra l'altro associa nel cuore della modernità attuale, cioè l'intervento di Porta Nuova. Poi purtroppo il progetto ha dimenticato l'esistenza della Marina Martesana, però si può probabilmente intervenire e valorizzare per mediare questa dimenticanza piuttosto seria. Il mio migliore gioia, tra l'altro, scusate, sapete bene che via Carissimi confluisce nella Marina Martesana in Seveso, causa della maggior parte dei problemi di inondazione di Milano. Non possiamo risolvere con questo intervento in alcun modo il problema, però un po' possiamo migliorare separando il flusso del Seveso completamente da quello della Martesana che riesce a scoperto. Soprattutto l'acqua che ne deriverà non sarà un'acqua pura. La Martesana è una delle acque più pure di Milano tra i sistemi dei canali. E quindi separandola dal Seveso completamente, come hanno fatto, si incontrerà un miglior risultato. Di questo ne parleranno negli interventi successivi. Il secondo tratto è pieno di fascino, siamo San Marco, fate bene.